Presiedo IFOR Impact, opera in 12 paesi africani, prevalentemente nell'area subsahariana, e ha come obiettivo quello di formare imprenditori perché possano poi lavorare e sviluppare la loro impresa in quei paesi. Un altro obiettivo di IFOR Impact è quello di aiutare le università africane a sviluppare il proprio capitale umano, e il terzo obiettivo è quello di mettere in contatto attraverso una piattaforma che abbiamo creato insieme a Confindustria imprese africane con imprese italiane che possono creare delle collaborazioni per consolidarsi o per svilupparsi in Africa. L'artista ha vissuto in Africa e quindi ha saputo rappresentare l'Africa con gli occhi di chi la conosce, e quindi non è un'Africa secondo gli stereotipi, ma è un'Africa con la sua forza, la sua energia, la sua storia, le sue tradizioni. Naturalmente anche le sue fragilità, le sue violenze, le sue contraddizioni, però è una bellissima mostra. È necessario orientare la propria strategia anche in Africa, è un continente che presenta delle potenzialità, delle opportunità di sviluppo estremamente importanti. In questo momento c'è una scarsissima presenza di aziende italiane e c'è una grandissima richiesta da parte di imprese italiane. Ci sono diverse opportunità, paesi che hanno una potenzialità non solo come paesi in quanto tale, ma anche come punti di aggregazione, come paesi di aggregazione di tutto un mercato più ampio regionale, aree geografiche che presentano grandissime opportunità per il sistema imprenditoriale italiano, ma devono essere colte in tempi estremamente veloci, con grande coraggio e con una visione d'insieme da parte del sistema imprenditoriale italiano.